E se c'è chi si è fatto un mazzo tanto per organizzare il torneo Città di Bolzano per quanto riguarda la parte calcio, c'è chi invece ha dovuto organizzare 17 giorni di intrattenimento. Immaginatevi la mole di lavoro. Luana, raccontaci un po' come sei stata coinvolta in tutto ciò. Allora, noi abbiamo un'associazione che si chiama Green Generation, con la quale abbiamo partecipato a diversi eventi negli ultimi mesi, e T-Event ci ha contattate per dare un po' di vita a questo evento che porta una bella portata di 15.000 persone, ho sentito, no? Negli anni passati. Ci siamo ritrovate quindi a preparare un programma fantastico di intrattenimento per la famiglia, non solo, perché giovedì ci sarà un DJ contest organizzato dal DJ Paolino insieme in collaborazione con il RISE, e sabato ci sarà la sfilata di Miss Mamma e Mister Papà di Bolzano e dintorni, una figata unica, dovete venire, sono 45 in totale, quindi ci sarà veramente un marasma pazzesco. Vi aspettiamo, un programma fitto fitto fino al 21, dove ci sarà poi la premiazione appunto delle mamme e dei papà, e vi aspettiamo perché è veramente da non perdere assolutamente. Beh, poi ci sono, come io ho già insistito un sacco, i corsi di Zumba e i balletti e tutto. Alan e Evi con la Viva Fitness for la Viva for Fitness. Poi che abbiamo ancora? Ne abbiamo. Poi ci sono la Sara che organizza l'intrattenimento per i piccoli. La Sara bravissima, la Motus, la cooperativa sociale Motus, che collaborano con noi oltretutto per l'animazione dei bambini. E guarda, una dopo l'altra, ci sarà DJ Cicolocco. Ma che a noi interessa, tu partecipi alle sfilate delle mamme? No, io aiuterò il presentatore, che è Marco Gandini, il nostro mago, super mago speciale, e non perdete, no davvero, non perdetevi questa, perché va bene, allora ti veramente da ridere e da ti trascineremo sul palco, va bene, ok, messaggio ricevuto, grazie, allora mi ci frega, rivediamo sempre, mi frega. E adesso facciamo anche un ride invece qua dietro, perché vediamo Andrea Anselmi che non vuole essere intervistato. Andiamo. Quindi andiamo, esatto. Scusate. Dicevamo, è vero quello che si dice in giro? È verissimo, assolutamente vero, confermo in toto, senza nessuna paura di smentita, per di più.